Nell'ultimo consiglio comunale il sindaco di Fano ha invitato i gruppi consigliari a proporre i contributi sulle sorti dell'ex Agip in Viale Gramsci a Fano, per la quale è ancora in corso la bonifica dell'area. Per questo, subito ad intervenire, il Movimento 5 Stelle, che ha in cantiere alcuni progetti interessanti. Consideriamo quest'area, così come altre aree, in realtà zone di accesso al centro storico. E allora perché appunto non considerare quest'area ex Agip assieme ad altre vicine al centro storico come invece nodi di scambio tra bus navette che portano cittadini e turisti dai parcheggi esterni al centro storico stesso? Quindi quest'area potrebbe essere appunto utilizzata per questo nodo di scambio tra bus navetta, ma anche si potrebbe aggiungere, visto che l'area è abbastanza grande, una serie di accessi per auto elettriche, bici elettriche e anche bus elettrici pubblici per ricariche, non solo, con delle pensiline magari coperte da pannelli fotovoltaici, anche dare riparo alle biciclette sia per il bike sharing ma anche per i cittadini che arrivano qua in bicicletta e vogliono andare in centro storico. Ecco, quindi l'occasione della riqualificazione di quest'area deve essere vista a più ampio raggio, anche perché, visto che parliamo in questi giorni di mobilità sostenibile, questo luogo ci sembra un punto di partenza importantissimo per dare una svolta e guardare al futuro della nostra città.